Salve a tutti da Winterfest, benvenuti a questo nuovo video. L'Inter finalmente vince un big match 3-2 con l'Atalanta fuori casa. Finalmente abbiamo visto un Inter reattivo, almeno nel secondo tempo, un Inter che voleva starci nella partita e voleva vincerla. Non abbiamo cominciato bene, ci siamo ripresi dopo il gol subito su rigore e comunque subito dopo poi abbiamo chiuso il primo tempo in bellezza, abbiamo pareggiato. E abbiamo cercato di creare occasione, quindi c'era il piglio giusto. Per una volta degli episodi sono girati a favore perché il gol del 2-1 comunque è un rimpallo favorevole a noi, il 3-1 è un autogol, quindi gli episodi per una volta sono girati verso di noi e in questo senso appunto sono molto contento comunque perché è una vittoria fondamentale per concludere bene l'anno, per concludere bene queste prime 15 giornate. E che serviva veramente come il pane. E niente, diciamo in linea generale, sono contento principalmente proprio per il risultato, perché comunque oggi sono partite difficili sia per Milan che Juve e Lazio, quindi sicuro c'è Juve e Lazio, dei punti li recuperi su qualcuna. Quindi sicuramente sarà sulla Lazio perché a Juve vince sicuro, però sicuramente recuperi dei punti, ecco. E tieni comunque la distanza che era rimasta con Napoli, 11 punti, quindi poi quando si riprenderà a gennaio ci sarà la partita a Napoli-Inter, che non dico che se la dovessimo vincere ci rimette in corsa scudetto, perché ormai secondo me l'Inter può sperare ben poco nella corsa scudetto, però comunque ti avvicini e fai capire che non sei più quella di prima. Ecco, sostanzialmente questo era quello che volevo far capire. L'Inter secondo me le potenzialità ce l'ha sempre avute, ha sempre avuto un blocco tra parentesi mentale, secondo me alimentato dalla gestione di Inzaghi e appunto questo blocco serviva una vittoria secondo me anche sofferta, perché magari vincendo 3-0 questa partita pensavi ah, i problemi sono risolti, invece adesso vincendo 3-2 fai no, i problemi ci sono ancora ma con la testa ci stiamo, ecco, quindi secondo me le vittorie sofferte sono sempre quelle là che rendono di più. Perché una vittoria che vinci 3-0, non subendo nulla, pensi ok, va benissimo così come vado, basta giocare così. Il che in parte è vero, però se prima hai preso una marea di gol e anche oggi comunque hai preso due gol, ci sono dei problemi. E quindi niente, comunque molto contento, mi sta venendo un infarto perché ci tenevo troppo a vincere un big match almeno prima della sosta. E adesso il nostro score è una vittoria e 5 e 4 sconfitte con le big. Speriamo almeno di vincere con Napoli, perché noi all'andata nei big match non andiamo mai benissimo. Gli ultimi 2-3 anni comunque abbiamo sempre fatto tipo due vittorie, tre pareggi e una sconfitta. Quindi alla fine cioè, non è che avevi un rendimento stellare nei big match all'andata, però serve vincerli per appunto distaccare, perché adesso dall'Atalanta comunque ti sei distanziato ulteriormente, il che è molto positivo. E niente, la prestazione dei singoli, Onana oggi è intervenuto quando doveva intervenire, sui gol penso ci poteva fare ben poco, perché comunque il rigore era imparabile se è tuffato nella giusta direzione, e nel calcio d'angolo comunque colpo di testa era molto ravvicinato, quindi difficile da deviare, ci ha provato, però almeno l'ha presa, ecco. Sostanzialmente questo andava invece secondo me rimaneva fermo e provava a prenderla col piede, tipo. Quindi son soddisfatto di Onana, anche se per ora non è che ha fatto delle parate per farci vincere le partite, ecco, sostanzialmente questo. La difesa fa ancora acqua, cioè, da tanti punti di vista. De Vrij oggi causa un rigore, si fa ammonire che stava andando in campo aperto Højlund, quindi sotto alcuni aspetti da migliorare, però De Vrij comunque in altri ambiti ha chiuso bene, però comunque non è sufficiente, sia De Vrij che Skriniar. Oggi Skriniar ha tenuto abbastanza bene Lookman, a parte nel finale qualche errorino di troppo, però per il resto io ho fiducia nei miei difensori, anche se si vede che palesemente la colpa dei gol che prendiamo è la loro. E appunto un altro problema è sicuramente il ricambio Bastoni-Acerbi, perché Bastoni oggi fa una discreta partita, non ancora i 90 minuti. Acerbi quando entra oggi non è entrato benissimo, anche se secondo me in questa prima parte di stagione Acerbi è uno dei migliori. E
E quindi da migliorare anche in questo senso. Speriamo Inzaghi la sistemi in questi 2 mesi, questa fase difensiva, perché poi affrontiamo il miglior attacco della Serie A. Quindi sarà molto complicato. Dumfries, male, secondo me, i primi 50 minuti, in netta ripresa nei successivi 20. Spero per lui che l'infortunio che si sia fatto sia una botta, una leggera contrazione, una cosa così, che si sistema in poco, perché mi dispiacerebbe saltasse un mondiale a una settimana dal mondiale. E speriamo, cioè spero per lui più che altro, perché mi dispiacerebbe che comunque saltasse il mondiale per un infortunio, e comunque di lì a poco sarebbe stato sostituito. Barella non si è visto per i primi 45 minuti, nel secondo tempo si è fatto vedere di più, molto meglio. Anche Çalhanoğlu un po' simile, forse il percorso inverso, primo tempo buono di Çalhanoğlu, secondo tempo un po' in calo, e Mkhitaryan invece onnipresente, mi è piaciuto oggi, e Di Marco anche oggi mi è piaciuto, molto prorompente in fase offensiva, in fase difensiva ha fatto quello che doveva fare, quindi molto bene. Dumfries invece forse uno dei peggiori fino al 55esimo, 60esimo, poi è salito in cattedra in quegli ultimi 10 minuti che ha giocato sostanzialmente. E Dzeko e Lautaro ha provato a fare il possibile veramente per fare gol, non ci è riuscito, però ha portato al gol 2 volte Dzeko, che cioè ha fatto portare 2 gol, uno con un assist e uno con la deviazione, che poi ha fatto sì che ci sia l'autogol di Palomino, quindi è molto, cioè è stato molto importante comunque questo apporto. E invece ricambi importanti comunque, sicuramente, e soprattutto dal punto di vista degli esterni. Bellanova si è proposto bene, forse qualche pallone perso di troppo, anche Gosens, e appunto Acerbi già ne ho parlato, e Correa inesistente come al solito. Quindi vedremo la ripresa tra 2 mesi, speriamo. Intanto godiamoci queste partite di domenica, speriamo che qualche diretta avversaria perda dei punti. E niente, quindi finisce così la nostra stagione nel 2022. Poteva andare meglio, sì, però sotto alcuni aspetti abbiamo vinto 2 trofei, quindi non male. E niente, prepariamoci al 2023, speriamo meglio di come l'abbiamo, cioè l'abbiamo concluso bene con quest'ultima partita, però quest'ultimo periodo poteva andare nettamente meglio. E niente, quindi sempre forza Inter. Ci saranno comunque dei video, perché solitamente, come sapete, faccio solo post partita, però farò dei video comunque relativi all'Inter in base alle notizie che usciranno in questi mesi. Non è che sto 2 mesi fermo, ecco. Un saluto da Winterfest e ci vediamo alla prossima. Sempre forza Inter.